Area 51 Crescita Personale Podcast. Le idee, gli autori e gli strumenti che ti guidano nel tuo percorso di evoluzione. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing, e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. I 30 insegnamenti del signor Edward, di Mark Johnson. Uno dei miei amici più cari si chiama Edward, ha 90 anni, ed è la persona più saggia che abbia mai conosciuto. Nella vita ha fatto di tutto, ha vissuto la povertà più estrema, ha sofferto gli stenti della guerra, ha creato la sua ricchezza partendo da zero, ha fallito, è caduto e si è rialzato. Niente l'ha mai fermato. Quando lo ascolto non posso fare a meno di pensare al fuoco della vita, della passione, del desiderio di conoscenza. Quando lo guardo, vedo la vita stessa che si muove in lui. E non posso fare a meno di domandarmi perché invece la maggior parte della gente questo fuoco, questa vita non ce l'abbia, perché la maggior parte delle persone sembrano spente, rassegnate, prive di vita. I racconti di Edward brillano di una saggezza così autentica, così pratica, così vera, che gli ho proposto di sintetizzare il suo pensiero in 30 punti. 30 brevi insegnamenti che rispecchiano la saggezza di una vita vissuta nella sua pienezza e che costituiscono per me una geniale, profonda, entusiasmante, gioiosa guida per vivere la vita nel migliore dei modi. Ho il piacere di condividere questi 30 punti con te. I 30 insegnamenti di Edward. 1. La vita è troppo breve per non goderne. 2. Non devi vincere ogni discussione. Rimani fedele a te stesso. 3. Piangi con qualcuno. È più salutare che piangere da solo. 4. È salutare ogni tanto arrabbiarsi con Dio. Se la tua rabbia è sincera, Lui non se la prende. 5. Fai pace con il tuo passato, in modo che esso non rovini il tuo presente. 6. Non confrontare la tua vita con quella degli altri. Non hai idea di quale sia il loro viaggio. 7. Non comprare cose che non ti servono, risparmia per le cose che contano. 8. Sbarazzati di tutto ciò che non è utile. 9. Tutto può cambiare in un batter di palpebre, ma non preoccuparti, Dio non batte mai le palpebre. 10. Fai un respiro profondo, calma la mente.
11. Qualunque cosa non ti uccide ti rende davvero più forte. 12. Non è mai troppo tardi per essere felice, ma dipende da te e da nessun altro. Nessuno è responsabile della tua felicità. Lo sei soltanto tu. 13. Non aspettare un'occasione speciale. Oggi è quel giorno speciale. 14. Sii eccentrico, ora. 15. L'organo sessuale più importante è il cervello. 16. Incornicia ogni cosiddetto errore o fallimento in queste parole. Tra 10 anni cosa importerà? 17. Scegli sempre la vita. 18. Perdona, ma non dimenticare. 19. Non importa come ti senti, alzati, vestiti e muoviti. 20. Ciò che le altre persone pensano di te non sono affari tuoi. 21. Il tempo guarisce quasi tutto. Dai tempo al tempo. 22. Per quanto buona o cattiva sia una situazione, essa cambierà. 23. Non prenderti mai troppo sul serio. 24. Credi nei miracoli. 25. Non continuare a rimuginare sulla vita. Sfrutta al massimo il tuo adesso. 26. I tuoi figli hanno solo un'infanzia. Lascia che la vivano. 27. Tutto ciò che alla fine davvero conta è che tu ami. 28. L'invidia è una perdita di tempo. 29. Accetta e ringrazia per tutto quello che hai fatto e che sei. 30. Il meglio deve ancora venire. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com.